padre, ho paura. E fai bene. Nel 1949, un adolescente americano di 14 anni soffrì un impattante caso di possessione demoniaca. Muoveva oggetti con la mente, parlava altre lingue e sul corpo comparivano strane parole. Il famoso film del 1973, L'Esorcista, del regista William Franklin, è solo una parte di quello che successe nella località di Maryland, nel Missouri. La storia del film è basata sul racconto di William Peter Beckley, che a sua volta è basato su un fatto reale di possessione. L'adolescente, la cui identità è stata tenuta segreta dalla Chiesa Cattolica e che posteriormente per proteggerlo lo chiamerà con il pseudonimo di Rolando. Roland era figlio unico di una famiglia di origine tedesca e di credenza luterana. I strani fenomeni cominciarono nel gennaio del 1949, nella casa di Roland. Fu nella stanza della sua nonna, quando un quadro che raffigurava Gesù cominciò a muoversi. E si sentivano strani colpi come se qualcuno bussasse dietro il quadro. Mentre il quadro veniva raddrizzato, si potevano sentire strani rumori di graffi e voci. Questo durò per 11 giorni e si interruppero casualmente il giorno in cui morì Harry, una zia spiritista, la quale aveva insegnato a Roland come usare la tavola Ouija. E forse fu questa la causa. Come nel film, senza saperlo volerlo, Roland aprì un varco verso l'ignoto, lasciando passare i demoni dall'inframondo. Nel film, l'entità che riuscì a passare il nostro piano fu Pazuzu, re degli spiriti malvagi dell'aria. E quando la zia morì, il ragazzo provò a contattarla attraverso la famosa esoterica tavola. A partire da quel momento cominciarono a peggiorare i problemi. Roland cominciò a essere più riservato durante le notti e faceva incubi. Sembrava come se parlasse con qualcuno. I mobili si muovevano da soli e molti oggetti cominciavano a levitare. I genitori preoccupati si rivolsero al pastore luterano, il quale non solo assistì a questi fenomeni, ma vide come il letto di questo ragazzo si scuoteva da solo. Il pastore, sospettando che un potere maligno si avesse impadronito di Roland, si rivolse a uno specialista, il padre cattolico Albert Hughes, che per prima cosa visitò il ragazzo. Hughes portava una bottiglia di acqua santa e candele per illuminare la stanza. Ma poco dopo essere entrato, la bottiglia con l'acqua santa esplose e le candele, una volta accese, lanciarono grandi fiamme nella stanza. Hughes di immediato chiese il permesso all'arcidiocesi di Washington di praticare un esorcismo.
Roland fu internato sotto custodia nell'ospedale Georgetown, un istituto dei gesuiti gestito dalle suore. Roland era stato legato a un letto e giaceva con gli occhi chiusi, apparentemente calmi. Ma quando entrò Axe nella stanza, vestito con un abito nero, una stola viola intorno al collo e uno spruzzatore di acqua santa in una mano, Roland si svegliò violentemente e con voce cupa gli ordinò di togliersi la croce che stava nascondendo. Inoltre, avrei cominciato a pronunciare giuramenti in lingua semitica e aramaico, mentre cominciarono a apparire nuovi grafi sul suo petto, grafi che formavano la parola aiuto. L'esorcismo fu sospeso immediatamente quando Roland, in una delle sue crisi, ferì al braccio il padre, al quale gli dovettero dare più di 100 punti. Look upon me, Marcus. La famiglia di Roland decisero di trasferirlo a casa di un parente a San Luis. Lì fu visitato da due persone, il prete professore di teologia Raymond Bishop e il prete William Boulder, che fu l'incaricato dell'esorcismo. La notte del 16 marzo il padre Boulder iniziò l'esorcismo. Dopo aver cosparso l'acqua santa sul letto, che non smetteva di muoversi, iniziò a leggere le preghiere del rituale. Mentre l'esorcismo progrediva, lo stato di Roland crebbe di violenza e orrore. Parlò e gridò con voce rauca, rise con una risata diabolica, insultò i sacerdoti e imprecò contro le preghiere e al sentire il nome di Gesù. Il 18 aprile, dopo che il giovane fu ricoverato all'ospedale Fratelli dei Poveri di San Luis, fu combattuta l'ultima battaglia contro il maligno. I religiosi misero nella stanza una statua dell'Arcangelo Michele e prima che padre Borland pronunciasse l'ultima litania dell'esorcismo, in pochi minuti dalla bocca di Roland arrivò una nuova, chiara e profonda voce. Diceva di essere San Michele l'Arcangelo e ordinò agli spiriti maligni di lasciare il corpo. «Se n'è andato», disse Roland, dopo aver subito strane convulsioni. Quando Roland lasciò l'ospedale, la sua stanza fu chiusa a chiave. In un cassetto chiuso del comodino c'era il diario scritto dal padre, che fu reso pubblico solo nel 1978. 9 sacerdoti e 39 testimoni firmarono un documento in cui si affermava che il caso di Roland Doe era un caso di possessione demoniaca autentica. Da Destino è tutto, vi saluto e vi do la buonanotte. Se il video ti è piaciuto, dagli un like, iscriviti o lascia un commento. Questo mi aiuterà a caricare altri video. Grazie.